ci droghiamo, perché lo fanno pure gli animali, con loro sì che ci siamo cugini, mica i francesi. Si droga il gatto per la sua erba, lui va proprio matto, si droga pare pure l'elefante, lo scimpanzé. Ragazzi, andate a visitare sostanza.it. Droga il tipo che fa le gare con la bicicletta. Andate a visitare sostanza.it. Si droga quello con la sigaretta e la slot machine. Andate a visitare sostanza.it. Si drogano tutti durante l'ora dell'aperitivo. Andate a visitare sostanza.it. Si droga il prete con tutto quel vino. Questi social network uno perde di vista quella che è la relazione umana, il contatto umano. Meno Facebook, più caffè. Il fatto che comunque siamo, anche quando usciamo fuori con gli amici, siamo sempre davanti al cellulare, su Facebook, su WhatsApp, non si è veramente insieme. Ultimamente sta diventando un impedimento a quella che è la vita, svolgere le normali attività quotidiane. Internet, perché ora c'è internet, però uno è dipendente dall'essere considerati dagli altri, credo, per non sentirsi soli, ecco. Ci sono molte persone che creano, tra virgolette, un'altra identità rispetto a quella che c'è nel canone della realtà. Le persone che postano in continuazione selfie. Cioè, io vedo tante mie amiche che poi magari non sono così felici come appaiono sui social. Sì, più che dipendenza da internet, io parlerei di dipendenza da social network. Social network sono positivi per collegare fra di loro le persone che magari stanno a distanza, però negativi quando si diventa una... Diventa un'ossessione. Mentre prima, forse, quando non c'erano questi social network, quando non c'era internet, si poteva uscire, si andava nei parchi, si leggevano i libri, si facevano altre cose, comunque ci si incontrava in altri modi, insomma. Se ci pensi scopri che ti droghi pure te.